Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel complesso religioso di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui per raccontarvi quanto era importante implorare l'aiuto di Dio. Padre Pellegrino Funicelli, l'abbiamo raccontato spesso, da noi tutti conosciuto come quel confratello che ha accompagnato Padre Pio fino all'ultimo, e tra l'altro era quel frate che accompagnava Padre Pio nell'adempimento degli impegni giornalieri, no? Di apostolato, fin dai primi tempi, quando venne destinato qui di famiglia a San Giovanni Rotondo con tutta la fraternità. E lui scrive: una notte nel coro della chiesetta, me presente, nascosto però, dietro la porta della biblioteca. Lui, credendo di essere solo, piangeva. E rivolto al quadro della Madonna diceva: Madonna mia, aiutami tu. Io sono assalito da troppe persone devote, da troppe adulazioni, da troppe offerte. Io non ce la faccio più. Aiutami, aiutami mamma, aiutami mamma mia. Il colloquio con la Mamma Celeste, accompagnato da singhiozzi, fu tanto lungo che per la stanchezza, scrive Padre Pellegrino, io mi addormentai. Se avessi attraversato il coro per andare nella mia cella, mi sarei tradito. Sappiamo bene che Padre Pio è stato sempre calato nel grande crogiuolo del bagno della folla in cui Dio stesso lo ha immerso, lo immergeva, per fargli svolgere questa grande missione, ovvero salvare le anime. Quanto amore legava queste anime a Padre Pio, una religiosa che aveva seguito la via della totale consacrazione a Dio, rinunciando al matrimonio perché Padre Pio le aveva detto che tale era la volontà del Signore. Un giorno gli disse: Padre, io voglio più bene a voi che al mio stesso papà. Ed egli, facendo capire che la paternità spirituale può avere un valore più alto di quella fisica, rispose: il babbo tuo ti ha messo al mondo, ma io ti porto dal Signore.